Abbiamo salvato l'Italia e i risparmi degli italiani. Silvio Berlusconi difende la manovra che definisce equa e rigorosa e che illustrerà martedì a Bruxelles e Strasburgo, facendo slittare così faccia a faccia con i PM di Napoli. È un mio dovere, precisa il Premier, che bolla come falsità il dribbling ai giudici e le presunte estorsioni subite da Tarantini e la Vitola. Solo dopo il varo della manovra nella prossima settimana arriveranno le nuove misure per la crescita annunciate da Tremonti al G7 di Marsiglia. Ma la cancelliera tedesca Merkel interviene nella grave crisi che minaccia l'euro e ammonisce: l'Italia rispetti gli impegni presi sul debito. Formule distinte nelle opposizioni contro l'esecutivo Berlusconi. Il Premier va da casa, altrimenti ci porta tutti a fondo, dichiara il segretario del PD Bersani, pronto a un governo tecnico di transizione o a elezioni anticipate. Casini invece si dice disponibile a concordare un patto di fine legislatura per una pacificazione nazionale. 11 settembre gli Stati Uniti commemorano i 10 anni dagli attacchi terroristici al cuore dell'Occidente. Oggi l'America è più forte, mentre Al-Qaeda è alla vigilia della sconfitta, dichiara il presidente Obama. Molte le cerimonie in programma, tra misure di sicurezza eccezionali per timore di nuovi attentati. Partenza sprint in campionato per il Napoli, che vince a Cesena per 3-1. Amsic trascina i partenopei, aiutati anche dalla superiorità numerica nel secondo tempo. La Juventus è in campo contro il Parma nel nuovo stadio. Nel posticipo serale l'Inter sarà impegnata a Palermo. Buongiorno dal telegiornale della 7. Dunque, l'avete sentito nei nostri titoli. In primo piano in questa domenica c'è senza dubbio Silvio Berlusconi con un nuovo audio messaggio che è stata soprattutto l'occasione, dopo una settimana difficile, per toccare molti temi spinosi. Quindi non tanto e non solo la manovra finanziaria, che pure il Premier ha difeso a spada tratta, ma poi ci sono anche le vicende giudiziarie in cui il Premier è coinvolto. E poi c'è un altro fronte, forse quello più spinoso, quello che più mette in difficoltà in queste ore il Premier accerchiato, è quel fronte interno della maggioranza che è sollecitato dall'ipotesi di un governo di larghe intese, di cui si è parlato a lungo in queste settimane, che addirittura per alcuni esponenti chiede un passo indietro al leader della coalizione. Cominciamo da qui, da Manuela Ferri. Una manovra equa e rigorosa. In un audio messaggio al sito dei promotori della libertà, Silvio Berlusconi torna a difendere il decreto di agosto. L'innalzamento dell'IVA non tocca i beni di prima necessità, spiega il Cavaliere. Solo ai contribuenti più facoltosi, dai 300.000 euro in su, è stato chiesto un onere del 3% fino a quando non avremo raggiunto il pareggio di bilancio. Ma è l'unica eccezione al principio di non mettere le mani nelle tasche degli italiani, ci tiene a puntualizzare il Premier. I costi della politica verranno ridotti, a cominciare dall'abolizione delle province. In questo modo abbiamo tutelato i risparmi delle famiglie, abbiamo esentato dai sacrifici le fasce sociali più deboli. Soprattutto, credo di poterlo davvero dire, abbiamo salvato i nostri conti, in definitiva abbiamo salvato i risparmi dei cittadini italiani, abbiamo salvato l'Italia. Non poteva mancare, seppur indirettamente, un accenno all'inchiesta di Napoli su Tarantini e la Vitola. Da Berlusconi quindi l'invito ai supporter a difendere il suo operato e quello del governo. Forse non basterà quello che abbiamo fatto e quello che voi farete a riequilibrare le infinite falsità che vengono scritte in questi giorni anche su di me come persona, ma io credo che sarà di certo una missione positiva, una missione di verità. Il riferimento alla decisione di far slittare l'audizione prevista martedì a Palazzo Chigi con i magistrati napoletani che indagano sulla presunta estorsione ai suoi danni, una scelta attaccata duramente dalle opposizioni. Vado a Bruxelles per fare il mio dovere, afferma Berlusconi, devo rassicurare le istituzioni europee sulla serietà della manovra. Governo e maggioranza hanno davanti una nuova settimana di passione con la crisi economica e l'andamento dei mercati che si intrecciano alle questioni giudiziarie tra le intercettazioni in arrivo da Bari e il voto in giunta sulla richiesta di arresto per il deputato PDL Marco Milanese. Ci sono poi mal di pancia nella coalizione, duro l'attacco della presidente del Lazio. Secondo Renata Polverini il Premier ha perso credibilità e reputazione. Le persone illuminate del PDL dicano in faccia al Premier che esiste una soluzione alternativa. Un siluro arriva anche dal sindaco leghista di Verona. Un ciclo è concluso, la cosa migliore sarebbe che Berlusconi decidesse di farsi da parte, ma non nel 2013, il prima possibile, sentenzia Flavio Tosi, che chiede una svolta dentro la maggioranza.
Allora, per quanto riguarda strettamente la manovra finanziaria, che lo sappiamo arriverà nel pomeriggio di domani all'esame dell'Aula della Camera, questi sono i tempi molto stretti, ma non si ferma qui il lavoro dell'esecutivo, perché l'esecutivo deve in qualche modo mettere in pratica e dare seguito alla ricetta che è stata indicata da Tremonti ieri dal nostro Ministro dell'Economia da Marsiglia al G7. Una sorta di tagliando per la macchina dell'economia italiana. Ci si chiede in questo caso però quale sarà la benzina che alimenterà questa macchina in queste ore difficili. Ascoltiamo il servizio di Paolo Luzzi. Partiamo da una certezza. Gli inserimenti necessari alla crescita del prodotto Italia, annunciati ieri a Marsiglia dal ministro del Tesoro Tremonti, non riguardano la manovra finanziaria attualmente alla prova del voto, che per ragioni di Stato, dettate dai tempi ristretti imposti dall'Europa, verrà approvata in settimana dal Parlamento senza possibilità di modifica. Licenziati 54 miliardi di saldo, tra l'altro già approvati dalla BCE, su cui il governo conta di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2014, si potrà finalmente cominciare a lavorare sui bisogni reali del Paese, ora privo, come accentuato ancora ieri dal Capo dello Stato e dai Presidenti di Camera e Senato, di un effettivo piano di sviluppo. Ma quando davvero qui di certezze ve ne sono ancora poche. Prima Tremonti aspetta di capire se l'ultima edizione della finanziaria funzionerà davvero. Il ministro lo definisce un tagliando alla manovra che inizia il suo viaggio verso la meta della parità, il punto di equilibrio in cui lo Stato non dovrà più produrre debito. Oggi il deficit italiano è di 1.800 miliardi, il quarto al mondo. Malgrado questo, secondo Tremonti, la benzina da mettere nel serbatoio della crescita ci sarebbe pure, ma anche qui non trapela nessuna certezza, anche perché molto resta legato agli equilibri futuri di governo, qualora la riforma, ad esempio, delle pensioni si rivelasse una risorsa basilare, nonostante i veti della Lega. Al momento si punta su altre fonti, attesa la verifica dei ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture. Romani e Matteoli, titolari dei dicasteri, sono chiamati a produrre le risorse da mettere a disposizione della crescita. Soldi arriveranno dall'asta delle frequenze 4G, dallo sblocco di fondi statali e dall'impiego di quelli europei, di cui l'Italia è tra i peggiori utilizzatori. A conti fatti, non meno di 40 miliardi di euro necessari a finanziare internet a banda larga nel meridione, incentivare aziende medio e grandi nel sud, ristrutturare strade e autostrade e realizzare le grandi infrastrutture. In cantiere anche la riduzione del cuneo fiscale per le imprese con l'abbassamento dei contributi previdenziali non pensionistici, la liberalizzazione delle professioni e delle imprese municipalizzate e incentivi per il lavoro femminile, obiettivi però che sembrano ancora lontani. Eh sì, questo sicuramente è una strategia di lungo periodo, però c'è anche il breve periodo, la stretta attualità che ci riporta alla risposta dei mercati. Alle spalle ci siamo messi un venerdì nero e poi un G7 finanziario davvero movimentato, con l'agenda rivoluzionata dopo le dimissioni del tedesco Stark. E a questo proposito, in attesa proprio di come risponderanno i mercati lunedì, ci sono le parole della cancelliera tedesca Merkel che riguardano l'Europa e riguardano ben da vicino anche l'Italia. Ascoltiamo il servizio di Fabio Angelicchio. Per evitare la crisi della moneta unica dobbiamo poter reagire in modo più duro a livello europeo contro politiche che contraddicono gli impegni presi, e tutti devono capire che basta l'errore di uno solo per mettere in pericolo tutti. Angela Merkel interviene sulla grave crisi economica che in queste settimane sta colpendo la moneta unica e chiede alle nazioni che fanno parte dell'area euro un forte senso di responsabilità. Implicito il riferimento ai paesi più deboli come la Grecia, Atene non può risolvere in una notte gli errori di anni, mentre all'Italia ricorda che va garantito che le decisioni tra gli europei siano anche rispettate. La cancelliera tedesca torna a criticare il ricorso agli eurobond e ai titoli di Stato. Nei momenti difficili, spiega, si cercano soluzioni facili, come sono gli eurobond. Resto contraria perché lo strumento non colpisce la radice del problema. La Merkel, che ha dovuto gestire le improvvise dimissioni di Jürgen Stark dal board della BCE, deve fare i conti anche in casa propria, perché se da una parte i tedeschi che l'avevano criticata chiede di avere molta pazienza, ricordando loro quanto fu duro il processo di riunificazione delle due Germanie, dall'altra è da vedere però se le sue rassicurazioni riusciranno a garantirle una maggioranza quando il 29 settembre il Bundestag si riunirà per votare l'ampliamento del cosiddetto fondo salva Stati. Ma nonostante l'intervento della BCE, sono in molti a temere che con la riapertura dei mercati le borse, dopo il pesante colpo subito venerdì, possano andare nuovamente in negativo.
una eventualità affatto remota che naturalmente preoccupa anche il nostro paese alle prese con l'approvazione della manovra. Il capo dello Stato sta seguendo costantemente la situazione economica, tanto che a conclusione del G7 di Marsiglia ha convocato al Quirinale il governatore della Banca d'Italia e presidente designato della Banca Centrale Europea Mario Draghi. I due hanno parlato dell'appoggio da parte della BCE all'acquisto dei titoli di Stato e della speranza che la manovra venga licenziata al più presto e senza ostacoli dal Parlamento. E allora questo per cosa passa? Sicuramente è un'Italia che non può permettersi di andare a fondo, allora si chiede un passo indietro a Silvio Berlusconi, lo chiede il leader del PD Bersani, in qualche modo lo chiede anche il leader dell'UDC Casini, che però gira la stessa richiesta anche all'opposizione. Ascoltiamo Barbara Batticciotto. Nel giorno di chiusura della festa del PD a Pesaro, Pierluigi Bersani non si limita a ripetere per l'ennesima volta che Berlusconi deve andarsene. Le parole del segretario sono durissime, vada via di lì o ci porta tutti a fondo. Chiede un passo indietro al governo, invocando un esecutivo di transizione più credibile in Italia e all'estero, a costo di andare alle elezioni. Ma consapevole che qualcosa si sta muovendo, delinea il percorso e le strategie politiche per guidare un futuro governo. Partendo da una nuova coalizione con Seli, DV, socialisti e ambientalisti, frutto di un patto ben solido tra soggetti che si rispettano. Il programma è già delineato. Il primo passo sarà a fine ottobre, con 2000 giovani del Sud convocati a Napoli per formare la nuova classe dirigente. Poi, il 5 novembre, una manifestazione nazionale a sostegno dell'Italia. E infine, entro dicembre, un meeting per lanciare gli obiettivi di governo firmato PD che riguarderà tutti i temi più caldi. Lavoro, scuola, legge elettorale e riforme, a cominciare dal dimezzamento dei parlamentari e dall'abolizione di privilegi, vitalizi e doppi incarichi. Insomma, un nuovo Ulivo aperto anche alle forze moderate di centro, UDC in testa. A tal proposito Bersani cita le Marche, la regione governata da PD e UDC. Su un altro palco, quello della festa dell'UDC a Chianciano Terme, Bersani rifletta se le Marche sono state un incidente o una strada da perseguire, ha detto Pier Ferdinando Casini. In quest'ultimo caso noi siamo interessati. Un'alleanza possibile che escluderebbe però il partito di Vendola e quello di Di Pietro, sui quali la chiusura di Casini è totale. La via d'uscita per evitare la rovina dell'Italia per il leader dell'UDC è sì un passo indietro del Premier, ma anche dell'opposizione, che dovrebbe essere disponibile a concordare con Berlusconi e con il PDL un'agenda di fine legislatura, perché insieme si realizzi un grande sforzo di pacificazione nazionale. Per questo, nel governo politico auspicato da Casini, insieme a maggioranza e opposizione, dovrà essere coinvolta anche la società civile. Berlusconi, che come tutti gli altri leader mondiali ha gli occhi puntati in queste ore all'America, il premier ha scritto Al-Qaeda è il passato, ha scritto al presidente Barack Obama, anche il nostro presidente della Repubblica Napolitano, dicendo che l'invito ora è a guardare avanti, ma di fatto in questa giornata l'America si volta anche indietro a 10 anni fa, le stragi dell'11 settembre, le commemorazioni previste sono tante, tutte in uno stato ancora una volta di massima allerta. Caterina Bizzarri. Il lento risveglio di New York, i grattacieli illuminati, le candele accese di Ground Zero. 10 anni sono passati dall'attentato che ha cambiato l'America e il mondo intero, ma il rituale con cui gli Stati Uniti ricordano l'11 settembre resta sempre lo stesso. In una città abituata ormai a convivere con la paura, ma che ha saputo rinascere sotto le macerie delle due torri. L'America è più forte e Al-Qaeda è prossima alla sconfitta, dice il presidente Barack Obama, che oggi parteciperà alle celebrazioni di Ground Zero, Washington e Pennsylvania, i luoghi delle tre stragi. Ma il timore di un nuovo attentato preceduto sempre da minacce resta identico, non cambia mai. La zona sud di Manhattan è inaccessibile, così come tutti i luoghi simbolo della Grande Mela. I controlli della polizia e dei reparti speciali sono serrati. In 10 anni l'America ancora non si sente sicura. E così quando Obama e l'ex presidente George Bush, il sindaco Bloomberg e quello di allora, Giuliani, alle 8:40, in Italia saranno le 14:40, parleranno ai familiari delle vittime, sarà massima allerta. È una giornata di lutto segnata dal ricordo delle oltre 3.000 vittime, dall'omaggio agli eroi che si sacrificarono per portare soccorso al World Trade Center e ai passeggeri del volo United 93 che si ribellarono ai dirottatori. Durante la cerimonia sarà inaugurato nel perimetro delle torri il memoriale che verrà aperto al pubblico lunedì. Come ogni anno verranno letti i nomi delle vittime di Al-Qaeda. Obama poi lascerà New York, andrà a Shanksville in Pennsylvania, dove si è schiantato il volo United Airlines 93. Il presidente deporrà una corona di fiori e parlerà con le famiglie delle 40 vittime.
poi in serata sarà il concerto per la speranza che si terrà al Kennedy Center a Washington. Sarà l'unico discorso ufficiale della giornata. Non solo l'America ricorda l'11 settembre, immagini e parole stanno arrivando da tutto il mondo, mentre i familiari delle vittime lentamente stanno affluendo a Ground Zero per ricordare i loro morti. E allora andiamo proprio in diretta con le immagini da Ground Zero, cerchiamo di capire qual è la situazione, l'atmosfera. Come vedete, queste sono le immagini che ci arrivano, lo ricordo, in diretta da New York. Nel servizio si diceva la gente che sta arrivando, ma come vedete la gente che è già arrivata. Abbiamo monitorato la situazione dalle prime luci dell'alba americana ed è stato un flusso costante e silenzioso, e dunque New York si presenta così nel ricordo, nella commemorazione delle vittime delle stragi dell'11 settembre, tra misure di sicurezza imponenti e, come vedete, grande compostezza, un avvenimento che anche la 7 seguirà con una serata speciale. Ve lo ricordo, dopo il telegiornale delle 20, questa sera uno speciale, una speciale puntata in onda, e poi due film che comunque ci aiuteranno a vivere questa giornata nel giusto modo, The Guys e poi Fahrenheit 11. Lasciamo New York, andiamo avanti, torniamo a casa nostra e torniamo a un'inchiesta che ovviamente si allaccia ancora una volta, visto che riguarda il Presidente del Consiglio Berlusconi, all'attualità politica. Silvio Berlusconi in questa fase è parte lesa di questa inchiesta, doveva essere ascoltato dai PM napoletani martedì, PM napoletani che a questo punto troveranno un'altra data per capire se Silvio Berlusconi ha subito questo ricatto dai coniugi Tarantini e dall'ex giornalista La Vitola. In questo senso però PM continuano a lavorare e riascolteranno Tarantini nella giornata di domani. Servizio di Silvia Testa. Berlusconi salterà l'interrogatorio di martedì? Troveremo un'altra data per incontrarlo, minimizza il procuratore capo Gian Domenico Lepore, ricordando che il Premier sarà sentito come parte lesa. La disponibilità a trovare una nuova data è stata subito resa nota da Palazzo Chigi già da ieri sera. Per i magistrati la testimonianza di Berlusconi è necessaria per far luce sulla presunta estorsione organizzata dalla Vitola e dai coniugi Tarantini e sul grande flusso di denaro, si parla quasi di 1 milione di euro in contanti. L'appuntamento è stato annullato da Berlusconi per discutere della crisi economica con i vertici europei, prima a Bruxelles e poi a Strasburgo. Ho cercato di spostare tutto a lunedì, ma non è stato possibile, ha dichiarato il Presidente del Consiglio. Incontri importanti richiesti nei giorni scorsi, proprio dall'Italia, con urgenza. Per ora la Procura va avanti con le indagini a ritmi serrati, in vista anche un possibile trasferimento dell'inchiesta. Domani i magistrati incontreranno a Poggio Reale per la terza volta l'imprenditore Giampaolo Tarantini, che spera di ottenere, forse proprio dopo l'interrogatorio, gli arresti domiciliari in cambio della sua collaborazione. Da chiarire quanti soldi abbia realmente ricevuto. Il sospetto è che dietro il linguaggio cifrato della segretaria di Berlusconi, Marinella Brambilla, si nascondano cifre più importanti di quelle ammesse dalla donna. I magistrati vogliono capire anche da quale conto provenissero quei soldi dati in contanti. E poi c'è da chiarire tutto il rapporto tra Tarantini e Finmeccanica. Tra i prossimi ad essere ascoltati dalla procura partenopea probabilmente ci sarà come testimone il legale del Premier, Ghedini, tirato in ballo più volte proprio da Tarantini durante i suoi interrogatori. Gli inquirenti stanno spostando la loro attenzione anche sul complesso intreccio societario che fa capo al direttore dell'Avanti, La Vitola. Si indaga su 5 società italiane e straniere. L'ipotesi è che una parte dei fondi per l'editoria destinati all'Avanti siano stati utilizzati dalla Vitola per finanziare le sue imprese in Sud America. Allora, proprio sulla questione giustizia, lo sapete anche nell'audiomessaggio di questa mattina, Silvio Berlusconi è stato particolarmente pesante nei confronti della magistratura. Sta parlando il segretario PDL Alfano, ex ministro della giustizia, che tra le altre cose ha detto che Silvio Berlusconi farà una riforma della giustizia, che questo squilibrio tra poteri va scardinato in qualche modo, e quindi su quello l'esecutivo porrà le mani. E poi è tornato anche, lo dicevamo, sulle possibili fronde interne all'interno della maggioranza. L'ultima intervista e presa di posizione che ha fatto discutere con toni davvero forti è quella di Tosi, leghista Tosi, e a questo probabilmente si riferisce Alfano quando dice chi ci crede gioca la partita, chi non ci crede si metta a bordo campo e faccia giocare chi ha voglia di vincere. Dunque i mal di pancia all'interno della coalizione sicuramente proseguono, e quella che arriverà sarà una settimana altrettanto importante rispetto a quella che ci siamo messi alle spalle. Importante anche in questo momento la situazione in Libia, l'abbiamo detto da tanti giorni, ma insomma in questo senso i ribelli sono davvero a pochi chilometri da Sirte, e poi c'è anche l'altro fronte, quello di Bali Walid, dove ci sono i bombardamenti NATO che continuano. Niffa Colasanto.
L'ultimatum è scaduto, l'attacco a Sirte è imminente. I ribelli si preparano all'assalto finale alla città natale di Muammar Gheddafi, roccaforte dei fedelissimi dell'ex Rais di Tripoli, ad est di Misurata, sulla costa libica. In queste ore centinaia di pick-up carichi di armi stanno percorrendo la strada litoranea diretti al fronte. A dare il via libera all'operazione è stato Mustafa Abdul Jalil. Da Tripoli, dove è arrivato ieri per la prima volta da quando il 21 di agosto la capitale è stata liberata, il capo del governo transitorio, dopo aver rimandato di una settimana il primo ultimatum del 3 settembre scorso e dopo l'ennesimo invito alla resa, ha impartito infine l'ordine di espugnare la città simbolo del potere del colonnello, lasciando ai ribelli la libertà di decidere quando attaccare. Così migliaia di uomini armati di missili e mitragliatrici si sono messi in cammino, spingendosi in poche ore fino ad una manciata di chilometri da Sirte. Il primo avamposto degli uomini dell'ex Rais è molto vicino, la battaglia dunque è già iniziata e con ogni probabilità sarà lunga e cruenta. Basta vedere cosa sta accadendo alle porte di un altro bastione lealista, Bani Walid. Data per liberata giorni fa, in realtà la città non è ancora caduta. I miliziani hanno incontrato una forte resistenza nonostante le trattative con i capi tribù per una resa sembrassero concluse. Neanche i raid della NATO della notte scorsa hanno piegato l'esercito di Gheddafi, che qui in pieno deserto libico è ancora bene armato. Ed è qui, secondo i ribelli, che si nasconderebbe almeno uno dei figli dell'ex Rais. Del colonnello ancora nessuna traccia. Siamo al calcio ora, ci stiamo godendo un lungo weekend di campionato, in qualche modo anomalo, spalmato tra venerdì e stasera, e almeno per una notte davanti a tutti c'è il Napoli, che ha esordito ieri vincendo in trasferta, forse ancora per poco davanti a tutti, perché la Juve nell'anticipo della domenica sta vincendo 2-0. Paolo Pellacani. Il Napoli parte forte, fa la voce grossa subito per convincere gli altri e se stesso di essere in grado di competere per lo scudetto. Una partenza magari non bellissima, ma concreta e vincente, con Lavezzi e Hamsik già in gran forma. Alla vigilia della prima settimana terribile della stagione della maturità, in arrivo ci sono Manchester City in Champions e Milan, c'è da scommettere che a Mazzarri il Napoli per adesso vada bene così. A Cesena gli azzurri hanno faticato per tutto il primo tempo, soffrendo l'organizzazione del Cesena di Giampaolo. Poi nella ripresa l'ingresso di Hamsik e soprattutto il rosso a Ben Alouane hanno ristabilito il copione. C'è anche la storia dell'argentino Campagnaro, scampato quest'estate a un terribile incidente stradale in cui ha perso il miglior amico, ieri sera ha segnato un gol, festeggiato intensamente. La prima sul sintetico nella storia della Serie A, Hamsik l'ha vista all'inizio dalla panchina, turnover previsto quello di Mazzarri, che ha preferito Santana Pandev. Adesso l'attenzione è tutta per il City di Mancini, l'avversario del debutto in Europa mercoledì prossimo. Giornata di debutti anche quella di oggi, si va da quello di Antonio Conte sulla panchina della Juventus nel nuovo stadio a quello di Luis Enrique all'Olimpico alla guida della Roma, per finire stasera a Palermo, dove Gasperini battezza la sua Inter da campionato. E il posticipo dei nerazzurri nasce sotto il segno delle polemiche. Il successore di Leonardo tiene duro sulla difesa a tre e rinuncia alla classe di Snyder, considerato utile ma non indispensabile in un Inter che schiera subito Zarate e Forlan. Nella Roma, che nel pomeriggio affronterà il Cagliari, c'è anche Totti, che Luis Enrique manda in campo insieme a Svaldo e Bojan. Segnali di disgelo tra il tecnico e il capitano giallorosso, anche se Luis Enrique ha definito Totti un giocatore speciale ma sostituibile come gli altri durante la partita. Completano il quadro della giornata Catania-Siena, Fiorentina-Bologna, Chievo-Novara, Genoa-Atalanta e Lecce-Udinese. Una giornata in cui c'è anche il 13° Gran Premio della stagione di Formula 1, è quello di Monza, dunque quello delle grandi attese per le Ferrari. Quella di Alonso partirà in seconda fila con una vettura rivoluzionata dietro a Button, a Hamilton e al solito Vettel, che è in pole position. Sesto per il momento Felipe Massa. Alonso a quanto pare tenterà una partenza bruciante per bloccare al via le Red Bull e le McLaren, una tattica di gara annunciata dallo spagnolo, che è disposto a rischiare di tutto pur di conquistare il podio nel Gran Premio di casa, oltretutto un Gran Premio dove ha già vinto due volte Alonso in carriera. Sono tanti i tifosi accorsi per tifare la scuderia del cavallino, un prezioso alleato per le rosse. Potrebbe essere, lo speriamo, il caldo, alte temperature, infatti con quelle la Ferrari ritrova l'aderenza che in assoluto, quanto ha mostrato la stagione, le manca per le carenze aerodinamiche mostrate.
Cosa ha mostrato invece un mondiale di rugby? Beh, sicuramente un'ottima Italia, davvero, almeno nel primo tempo, contro la fortissima Australia, che, lo ricordiamo, è una delle favorite per la vittoria finale. Non è bastato questo, ma le indicazioni che arrivano per Nick Mallett sono importanti, sono incoraggianti per l'obiettivo, che è quello dei passaggi ai quarti di finale, ciò che gli azzurri non sono mai riusciti a fare in 7 edizioni dei mondiali. Paolo Cecinelli. L'Italia di Mallett regge un tempo, il primo, che finisce 6-6. Con gli australiani vincitori del Tri Nation, la squadra più in forma di tutte finisce come doveva, 32-6 per i Wallabies, ma gli azzurri escono dal confronto fiduciosi. La stampa britannica ha definito la difesa azzurra torrida, come la pioggia che si è abbattuta sul piccolo stadio North Harbour di Auckland. A fine partita Mallett ha confessato che la squadra può arrivare ai quarti, speriamo. Grande ritmo e impatti devastanti nei primi minuti di gioco, con l'Italia che, a dispetto delle regole del buon senso, avanza difendendo, togliendo respiro all'Australia. Si va negli spogliatoi in parità con 2 piazzati di Cooper e 2 di Mirko Bergamasco. Nella seconda frazione di gioco però basta un errore per rovinare tutto. Lancio storto in touche, possesso degli australiani che travolgono gli azzurri. È la prima meta della partita, quella che però definisce la portata della sconfitta. 3 mete in 9 minuti. L'arcigna difesa azzurra del primo tempo arranca. 6 minuti dopo, che equivalgono a 2 azioni, va in meta l'apertura Ashley Cooper. L'Italia subisce anche la terza marcatura firmata dal giovane ed esuberante O'Connor. Ma non è finita. La quarta meta, che vale il punto di bonus, la segna l'ala aborigena Ioane. Nel finale gli azzurri arrivano a 10 centimetri dalla meta, la gloria che avrebbe reso la giornata meno amara, ma Capitan Parisse non trattiene il pallone tra i piedi. Si pensa già alle prossime partite, Stati Uniti, Russia e Irlanda. Non c'è aria di disfatta. E allora lo speriamo e nel frattempo ci fermiamo. Pubblicità. Dunque, in chiusura di telegiornale, torniamo per un attimo con le immagini in diretta. Eccola qui, le stacchiamo su Ground Zero, ovviamente New York, una New York che si prepara alle commemorazioni per il decennale delle stragi dell'11 settembre. Ci sono i familiari che sono arrivati già da ore nella zona delle commemorazioni. Poco fa, esattamente qualche minuto fa, è atterrato a New York anche il presidente degli Stati Uniti Obama, accompagnato dalla moglie Michelle. Dunque una New York, ce la raccontano, ancora tranquilla, con meno traffico del solito, qualche capannello in più per i controlli che, insomma, vista la massima allerta antiterrorismo, sono comunque accurati. Questo per quanto riguarda l'attualità, un'attualità che prosegue poi nella nostra giornata con il nostro sito internet per tutti gli aggiornamenti. Poi telegiornale delle 20, uno speciale di In Onda dedicato alle stragi dell'11 settembre, poi una serata di film sempre a tema. Grazie e buona domenica a tutti.